Salve a tutti amici, io sono Enrico De Lorenzi e questo è l'Angolo del Football, il mio canale dedicato alla NFL, la Lega Professionistica USA di football americano. Per inaugurare il canale voglio proporre una top 10 della situazione in cui si trovano le squadre che puntano a vincere il titolo nella stagione 2021-2022, che inizierà il 9 settembre, quindi tra 5 mesi. In questo periodo le squadre sono impegnate nell'acquisto dei free agent, ossia i giocatori che non sono sotto contratto con alcuna franchigia e che in italiano chiamiamo abitualmente svincolati. Un mese, quello di aprile, in cui le squadre cercheranno di rinforzarsi il più possibile in attesa del draft previsto per il weekend del 29 aprile 1 maggio. Ma bando gli indugi e partiamo con la top 10. I Tennessee Titans stanno lavorando per rafforzare la difesa dopo una stagione in cui hanno vantato un attacco strepitoso da una parte e mostrato clamorosi buchi difensivi dall'altra. Gli acquisti di Clowney e Beasley nell'estate 2020 hanno deluso le aspettative, anche se sul primo ha pesato il grave infortunio al menisco che l'ha tenuto lontano dai playoff. Il mercato free agent, invece, ha portato a Tennessee un altro linebacker, Bud Dupree, che ha lasciato Pittsburgh dopo 6 brillanti stagioni e ha firmato un contratto da 85 milioni di dollari in 5 anni. Con un altro paio di buoni rinforzi, i Titans potrebbero diventare una delle squadre più temibili dell'American Conference, grazie ovviamente al rodato attacco guidato da quella forza della natura che risponde al nome di Derrick Henry. I New Orleans Saints sono stati fermati ancora una volta ai playoff dopo una regular season di altissimo livello, sconfitti dai poi campioni Tampa Bay Buccaneers. Quelle semifinali di conference sono state l'ultima partita del quarterback Drew Brees, che ha annunciato il suo ormai scontato ritiro dopo 20 stagioni di onorata carriera, in cui ha raccolto molto meno di quanto probabilmente avrebbe meritato. Anche senza di lui, i Saints restano una squadra di prim'ordine, posto che l'interrogativo su chi sarà il quarterback titolare della prossima stagione è quello che tiene banco per la maggiore, in quel di New Orleans. Tutto lascia presagire che tocchi a James Winston, riserva lo scorso anno dello stesso Brees e più che discreto in quelle rare volte in cui è stato chiamato in causa. Ma voci di corridoio dicono che coach Sean Payton ha idee differenti e che i Saints nascondono un asso nella manica. Staremo a vedere. L'inspiegabile secondo tempo del primo turno dei playoff contro i Los Angeles Rams è costato caro ai Seattle Seahawks, che avevano sorpreso tutti nella regular season piazzandosi al terzo posto nell'American Conference. A farne le spese è stato il coach dell'attacco Brian Schottenheimer, esonerato e sostituito con Shane Waldron, su cui ci sono grandi aspettative. Ad oggi i dubbi maggiori su questa squadra stanno nel difficile rapporto tra l'head coach Pete Carroll e il quarterback Russell Wilson. Sono in molti a pensare che se le cose quest'anno dovessero andare male, uno dei due partirà da Seattle rompendo un sodalizio che dura da 9 stagioni e che era iniziato con 2 partecipazioni consecutive al Super Bowl e con una vittoria. Riguardo al mercato dei free agent, i Seahawks si sono concentrati sulla difesa per il momento
ingaggiando il defensive end Kerry Hyder, il cornerback Akello Witherspoon e il defensive tackle Al Woods. Hanno inoltre riconfermato 8 dei loro free agent in uscita, dimostrando che c'è ancora una grande fiducia nel progetto. I Cleveland Browns sono stati la vera sorpresa della passata stagione, facendo fuori al primo turno dei playoff i Pittsburgh Steelers di Roethlisberger e sfiorando il colpaccio con i Kansas City Chiefs alle semifinali di conference. In quest'ultima partita è finita sotto accusa la difesa, che non è riuscita a contenere l'attacco dei Chiefs privi di Mahomes uscito per infortunio a metà del secondo tempo. Così è su questo reparto che Cleveland sta cercando di lavorare. Myles Garrett e Denzel Ward offrivano già delle solide certezze, ma l'arrivo del veterano Malik Jackson e i recenti ingaggi di John Johnson e Troy Hill, entrambi in fuga dai Los Angeles Rams, hanno dato un segnale su quanto i Browns intendano fare sul serio. Questa squadra si candida senza dubbio ad essere tra quelle che si contenderanno il posto al Super Bowl che spetta ai vincitori dell'American Conference. In molti sembrano dimenticare che i San Francisco 49ers, poco più di un anno fa, si stavano giocando il Super Bowl e a 7 minuti dalla fine della partita erano in vantaggio di 10 punti. Nella stagione appena trascorsa i 49ers sono stati falcidiati dagli infortuni e non sono mai stati in corsa per un posto ai playoff, e questo va tenuto in conto quando si valutano le loro potenzialità per la stagione a venire. In questo senso è proprio il futuro del fragilissimo quarterback Jimmy Garoppolo a tenere banco. Il talento del ragazzo non si discute, ma la sua presenza a singhiozzo sul campo non gli ha mai consentito di avere quella continuità necessaria a raggiungere il grande traguardo finale. Per ora su questo fronte i 49ers stanno alla finestra, ma l'acquisto della terza scelta al draft dai Miami Dolphins sembra presagire una volontà di investire sul futuro da parte della dirigenza, e non è da escludere che si parli proprio del ruolo di quarterback. Il left tackle Trent Williams intanto ha riconfermato il proprio contratto con San Francisco, nonostante il corteggiamento dei Chiefs, e questa è una grande notizia perché chiunque sarà il quarterback dei 49ers saprà di poter contare su uno dei migliori protettori in circolazione. Enorme è stata la delusione per i fan dei Baltimore Ravens quando hanno visto la loro squadra uscire in quel modo dai playoff segnando 3 soli punti nelle semifinali di conference contro i Buffalo Bills. Da quel momento in casa Ravens non si parla di altro se non di fornire maggior aiuto e più armi al quarterback Lamar Jackson, che da ormai 2 stagioni carica sulle proprie spalle l'intero attacco. Dopo aver fallito il tentativo di strappare Juju Smith-Schuster agli Steelers, i Ravens hanno messo sotto contratto il ricevitore Sammy Watkins, che lascia Kansas City dopo 3 stagioni. Un colpo importante che allargherà le opzioni di passaggio di una squadra che nel 2020 è stata costretta ad affidarsi troppo alle corse, per le quali, in ogni caso, è stato riconfermato il contratto del running back Gus Edwards.
Importante anche l'arrivo della guardia Kevin Zeitler, proveniente dai New York Giants, che va a rafforzare una linea offensiva già di altissimo livello. I Buffalo Bills hanno dimostrato nella passata stagione di avere un roster in grado di competere seriamente per la vittoria della loro conference, dopo essersi piazzati al secondo posto in regular season ed essersi fermati a un passo dal Super Bowl per colpa dei Kansas City Chiefs, che fino a quel momento sembravano inarrestabili. La prima operazione messa in campo in questa fase è stata estendere il contratto al linebacker Matt Milano, un passaggio niente affatto scontato visto l'elevato salary cap dei Bills. Lo stesso si può dire per l'offensive tackle Daryl Williams, che era stato ingaggiato in aprile 2020 con un contratto di un solo anno e ha dimostrato con una grande stagione di meritare il triennale di 28 milioni di dollari appena firmato. Dopo aver lasciato partire il ricevitore John Brown, destinazione Las Vegas, i Bills sono riusciti a sostituirlo con Emmanuel Sanders, troppo stretto a New Orleans. Una scommessa coraggiosa che potrebbe ripagare se la connessione con Josh Allen dovesse funzionare e l'attacco potesse aggiungere una freccia al proprio arco alternativa al bersaglio preferenziale Stephon Diggs. Per il secondo anno consecutivo i Green Bay Packers si sono fermati alle finali di conference, sconfitti questa volta da Tom Brady e dai suoi Buccaneers. Eppure sembrava la volta buona, dopo una regular season conclusa al primo posto e con Aaron Rodgers incoronato MVP. Il punteggio di 31-26 con cui si è conclusa la partita ha permesso ai Packers di uscire a testa alta dalla competizione, ma lascia in capo alla società il difficile compito di capire che cosa possa essere andato storto. Non è semplice correggere e migliorare un roster che ha avuto solo un paio di legittime battute d'arresto in tutta la stagione, e così ecco che il primo passo è stato riconfermare tutta la truppa, partendo dal prolungamento del contratto in scadenza del running back Aaron Jones, che in molti davano in partenza. Lo stesso si può dire del tight end Robert Tonyan, che nella passata stagione si è tolto la soddisfazione di stracciare qualche record di passaggi ricevuti e touchdown segnati per il suo ruolo. Chi invece ha lasciato la fredda Green Bay per approdare nella soleggiata Los Angeles, lato Chargers, è il centro Corey Linsley. Questo purtroppo lascia un vuoto da colmare nell'offensive line, ma ci sono ancora i tempi per correre ai ripari. I Kansas City Chiefs hanno scoperto all'ultimo Super Bowl di avere un tallone d'Achille, ed è proprio lì che i Tampa Bay Buccaneers hanno colpito senza pietà, consentendo appena 9 punti ai campioni in carica. Il punto debole dei Chiefs è apparso evidente a tutti, ossia una linea offensiva che ha costretto Patrick Mahomes a correre per ben 500 yard complessive prima di riuscire a passare la palla o di essere placcato, un dato superiore a quello corso da qualsiasi altro quarterback in qualsiasi altra partita di questa stagione. Quindi il focus della campagna Free Agents di Kansas City è tutto su questo reparto. Subito in avvio sono stati accompagnati alla porta gli offensive tackle Mitchell Schwartz ed Eric Fisher, entrambi in scadenza di contratto. Il primo pare diretto a Tennessee, mentre sul secondo si parla di un ripensamento degli stessi Chiefs che stanno dialogando con il giocatore. Nel frattempo è arrivata dai Patriots la guardia Joe Tunney, che ha firmato un contratto quinquennale del valore di 80 milioni di dollari.
Vincitore di due Super Bowl nel 2017 e 2019, Taney è il primo tassello di peso nell'operazione di ricostruzione della linea offensiva avviata da Kansas City, che ad oggi può contare anche sulla guardia Kyle Long al ritorno dopo un anno di stop e sulle riconferme di Mike Remmers ed Andrew Wiley. Tom Brady ha dichiarato con un tweet che punta all'ottavo titolo e che tutta la banda è stata riconfermata. Questo dovrebbe essere sufficiente per posizionare i Tampa Bay Buccaneers al primo posto di questa top 10, visto che i vincitori dell'ultimo Super Bowl non hanno bisogno di grandi aggiustamenti per riconfermarsi tra i candidati alla vittoria. Non è raro infatti che i campioni in carica perdano una manciata di pezzi fondamentali mentre stanno ancora celebrando la vittoria, ma questo non è il caso dei Buccaneers, che hanno fatto miracoli con il loro salary cap per riconfermare tutti i pezzi da 90. Bisogna tornare indietro ai Raiders del 77 per trovare un precedente in cui i vincitori del Super Bowl sono ripartiti l'anno seguente con gli stessi 22 titolari. L'unica cosa che forse manca è un po' di profondità nelle riserve, poiché va detto che la scorsa stagione è stata piuttosto fortunata dal punto di vista degli infortuni, ma c'è ancora tutto il tempo per lavorare con calma su questo fronte.